Oh, cos'è successo? Chi era? Non lo so. Cosa voleva da noi? Non siamo nessuno. Lo hai ucciso. Ho fatto quello che serviva. Devi morire. Non lasciarmi più solo. Va bene? Va bene. Su. Hai già ucciso delle persone, vero? Sei abituato. Se serve per sopravvivere. Gli animali va bene. Sono cibo. I droger sono già morti. Ma le persone, anche loro vogliono sopravvivere. Chiudi il tuo cuore. Nel nostro viaggio saremo assaliti da creature di ogni tipo. Chiudi il cuore alla loro disperazione. Chiudi il cuore alla loro sofferenza. Non puoi permetterti di provare pietà per loro. Loro non ne avranno per te. Capisco. È sempre stato qui. Mi puoi dare una mano? Posso avere una visuale migliore. Oh. Ok, da qui non si va da nessuno. Vai. Fatto. Sinistra. Buona idea. Quel secchio è per le offerte. Mamma diceva che i discepoli di Odino li riempivano di doni e li appendevano per via dei lati. Sembra vecchio. Scemenze. Cosa? Adorare. Agli dei non interessa. Gli uomini non vogliono pregare dei mostri. Aspetta, ora come fai a passare? Padre, faremo altri incontri? Sì. Amici? No. Vorranno rapinarci? Forse. Sì. No. Guarda, per tutto il tempo, un cerchio di alberi magici ha protetto il bosco. Ma laggiù il cerchio è interrotto. Li hai tagliati tu?
Ha scelto lei quelli da usare per la sua pira. E perché l'ha fatto? Andiamo. Basta pensare al passato. Quindi, quando arriveremo sulla montagna? Non lo so. Prima dell'inverno? Non lo so. Ok, ok. Non ci vedono. Ma la freccia. Al mio segnale. Concentrati! Mantieni la pressione! Allora, ti ho aiutato? Se vuoi aiutarmi, distraili. Concentrati su quelli di cui non mi occupo io, ma solo quando non è rischioso. Va bene. Guarda qui. Sì. C'è un villaggio Jotnar. Jotnar? Giganti. Conosci altre lingue? Un po'. Solo quelle che sapeva mamma. Ma sono tutte collegate. Quindi a volte riesco a capire cose che non... Sai. Altro? Cadenza ai tiri, la precisione non ha fretta. Sì. Ma come hai fatto?
Forza. Grazie. Ecco la montagna. Andiamo. Aspetta. È a posto. Vedi? Padre, aiuto! Tieni duro! Presto! Non ce la faccio! Stai calmo! Ci sono quasi! Non ci è andata male! Vacci piano! La fretta ci costerà cara! Scusa! Altri droger. Non si muovono. Sono morti. Cioè, più morti. Ragazzo. Non sono per niente morti. Ricorda, preciso e senza fretta. Prenditi più tempo. Non importa se tiri una volta sola. Il controllo è tutto. Guarda qui. Leggi. Oh, un tempo era un mercato. I giganti venivano per commerciare con gli dei tanto tempo fa. Chissà, forse anche Odino. C'è qualcosa lassù! Sentito? Che cos'è? Vedremo. Restami vicino. Che cos'è? Andiamo verso quel canto pauroso. Scomparsa nel buio. Vai!
rediviva. Non pensavo di vederla da vicino. Continuo a non capire perché quell'uomo ti ha aggredito a casa. Te l'ho detto, ragazzo. Non ne so niente. Ecco come si fa a scendere. Ehi, non è che magari le redivive viaggiano in branco e che ci aspettano lassù e che sono arrabbiate. Ehi. Scusa, fantasticavo. Dovremmo tornare lassù. Ma come? Seguimi. Padre Occhio! Che cos'è quello? È sigillato. Prima hai detto che potrebbero rapinarci. Io li ammazzo se ci provano, non ho paura. Se incontriamo degli uomini, ti terrei fuori. Chiaro? Ti terrei fuori, ragazzo. Non parliamo più. Droga, laggiù! Qui, ragazzo. Un altro. Il suo nome è Rungnir. Mamma me ne fa un guerriero gigante. Sembra che fosse una grande battaglia. Perfino il serpente del mondo. Oh, Thor deve avergli spaccato la testa, vedi? Ma il corpo di Rungnir lo schiacciò. Che idiota. Ragazzo, di qua. Certo. Ho già visto questa lingua. Due a posto.
Penso io a lei, al tuo segnale. Credi che sia sicuro qui? Oh, questa puzza cos'è? Ora! Sono El Walker! Sono intatti, guardate! Qualcuno accenda i fuochi! Sigmund, i pugnali! Tutti questi giorni senza carne. Carne? Cosa? Noi? Dietro di me! E se mutassero come gli altri? Ci toccherà tenerli in vita e strappare via la carne un poco per volta. Questa battaglia è solo mia! Andiamo. Ci aspetta un lungo viaggio ora. Aspetta qui. Me ne occuperò io. Andare via. Allora concentrati. Dobbiamo trovare un'uscita. Qui. Trova qualcosa per tirarmi su. Ok.
Atreus, la catena. La catena, ok. Sei ancora sconvolto. Non ci devi pensare. Poteva ucciderti. Lo so, dovevo farlo. Lo so bene, però... Però si torna a casa. Cosa? Arrendersi così facilmente. E siamo appena partiti. Ehi, un momento. Io non mi arrendo. Ce la faccio. Devo solo... riprendere fiato. Andiamo. Sono pronto. Ascoltami. Un bravo guerriero non deve impietosirsi del nemico. La strada che ci aspetta è lunga e implacabile. Non è per ragazzi, ma solo per guerrieri. Ho capito. Alzati su, muovi quelle chiappe! Andrò a darci in culo se non ti decidi a muovere! Questa stupida bestia si rifiuta di attraversare il ponte. Ha paura di qualcosa che ha visto tra gli alberi. E di che cosa? Padre, lancia l'ascia sugli alberi dall'altra parte del ponte. Quelli con il tronco bianco. Avevi ragione. Ehi! Tu sì che sei un tipo in gamba, ragazzo. Sei un ragazzo, giusto? Ah! Ha un nome. Che ne so. Questa maleducata non ha chiesto il mio e quindi io non ho chiesto il suo. E il tuo? Brock. Vera Logan. Senti, so che tu non ci crederai, ma quell'ascia che hai, sono stato io a costruirla, insieme a mio fratello. È una delle migliori, quindi non lasciare che nessuno ci metta le mani tranne noi due. Devi trattarla in modo speciale o si rovinerà irreparabilmente. Potrai potenziarla ora se la cosa ti aggrada, figlio di puttana. Che ne dici? Ah! Hai ragione. Io non ti credo. Andiamo. C'è una runa a forma di forcone lì sul manico. Oh, di corbicchia. Bumburbach Rauf. Era il marchio mio e di mio fratello prima che ci dividessimo. Ho la mia metà qui, vedi? Allora, vuoi che la potenzi o no? Va bene.
Mi aspetto un miglioramento. E dov'è l'altra metà del marchio? Oh, ce l'ha il mio stupido fratello. Ma a me è rimasto il talento, vedi? Che vi serve questa volta? Dimmi pure, ragazzo. Hai in mente qualcos'altro? Non guardare ora, ma sono tornati i nostri amici che si nascondevano tra gli alberi. Dacci dentro con quell'ascia. C'è posto per me là dietro. Oh, basta, tu non rompa qualcosa. Cosa ne pensi del mio ritocco? Decente. Decente, sai cos'è decente? Quel lavoro di piedi! È stato una merda? Ehi, tuo padre sa uccidere! Diventerai come lui? Non so se... Questa strada porta alla montagna. La direzione dovrebbe essere quella. Ancora un'occhiata al negozio? Non l'avevo proprio vista. Atreus, qui. Sì, padre. Mi hai lasciato solo. È vero. Persone a parte. Tutto il resto lo combatti finché non ti fermo o siamo morti. Capito? Impegnati o torniamo a casa. Ho capito. Bene. Oh, aspetta. Siamo di nuovo qui. Up.
merda! Vieni. È stato un piacere. Penserà un nome per la tua bestia. E se la chiamassi Grazie al cazzo? Ehi! Grazie al cazzo! Vieni qui! Ti piace? Aperti laggiù! Quel posto può spaccarmi il culo! Forse possiamo passare di qui. Di qua. Sembra invitante. Aspetta lì. Non sei stanco?
Ehi, guarda qui. Temevo non ci riuscissimo. Non ci farò ammazzare. Ah, siamo tornati qui. Di qua. Non sono mai stato così vicino alla montagna. Sembra enorme. Vorrei che mamma la vedesse. Andiamo. Bella scoperta. Guarda lì. Che cos'è? Ehi. Guarda, ci sono delle rune sul lato. Cosa dice? In due, in tre o come siamo? Sentirci soli non possiamo. Un enigma? Ci sarà un indizio. Sembra che quegli anelli debbano girare. Gli anelli stanno girando. Torna giù. Ragazzo, cosa dicono le rune? Oh, dicono famiglia. Non è un indizio, è la risposta. Sentirci soli non possiamo, no?
Traccia le rune nella sabbia con il pugnale. Davvero? Kinslow. Che succede? Funziona! Mi piace di più andare via da qui. Andiamo avanti ora. Ragazzo, queste tracce. Un cinghiale? Forse. Lo troverò. Vai. Per un guerriero è importante essere sempre al massimo. C'è. Qui. Cosa dice? Le rune indicano le tre Nornane. Nornane? I fati. I fati non portano niente di buono. Ok. Atreus, da me.